Chiusa l'insegna dello sport per i più piccoli, la vacanza in Molise per le centinaia, se non migliaia, di tassisti romani, originari di Bagnoli del Trigno, che da 43 anni aspettano la disputa del trofeo Topolino per poter fare le valigie e tornare nella capitale. Anche quest'anno, per la 43esima volta, Angelo Camele, sindaco di Bagnoli e promotore dell'iniziativa, ha salutato con soddisfazione un evento che ha visto la partecipazione di circa 200 piccoli atleti. Sono 43 anni che facciamo questa manifestazione solo esclusivamente per i bambini, perché nei paesi ci sono tante manifestazioni e i bambini non bisogna trascurarli al divertimento. Io mi inventai questa nel 72 e con circostanze diverse, momenti diversi, e non ho mai mollato questa iniziativa perché i bambini aspettano questa giornata famosa. Non a caso si fa sempre il 24 del mese di agosto, è una data fissa per cui i bambini costringono, tra virgolette, costringono i genitori a non ripartire per Roma se prima non fanno questa gara. Quando vengono a iscriversi vedono i loro genitori di tanti anni fa vestiti come sottoscritti in pantaloncini e numeretti che facevano la corsa di Topolino, e allora sono invogliate ancor più vedendo i genitori che hanno fatto lo stesso divertimento quando erano bambini, e siamo andati avanti. Quest'anno, nonostante la crisi, nonostante le varie situazioni che dicevo prima di criticità, siamo arrivati a circa 180-200 bambini che partecipano alla gara finale di Topolino, e non è poco, non è poco. La gara di Topolino, per chi non la dovesse conoscere, è un esclusivo della Walt Disney, che io ebbe il riconoscimento nel 1972 per fare proprio utilizzare il marchio di Topolino, che non è una cosa che tutti possono utilizzarla. Con questo marchio, con questa autorizzazione, una settimana e più, insieme a 200-300 bambini, collaboratori, e diverse persone, ci occupiamo a organizzare per la 43esima edizione quest'anno.